Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 17 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Luna malmostosa, ma vi salva suo marito il Sole. Luna alta nel cielo e malmostosa, dall'alto della sua quadratura vi fa desiderare l'impossibile, trattandovi da fuoriusciti se non state subito al gioco. Il guaio è che il suo gioco costa parecchio, belle cene, bella gente, bei vestiti, tutto per l'apparenza e nulla per l'essenza, guarda caso proprio la vostra preferita. Situazione opposta in famiglia e sul lavoro, meno male che con un partner innamorato e figli pestiferi ma adorabili vi sentite circondati da affetto, un abbraccio, un sorriso e già cambiate file, colore e umore. E di questo dovete ringraziare Venere la Bella, omaggiatela con uno dei suoi fiori preferiti, una rosa o una camelia. Il futuro non appare molto confortante, almeno come lo desiderate. Ci sono stati degli inganni e delle infedeltà in passato, potrebbe essere da parte del vostro partner o ex, da parte di un dipendente, da parte di un amico, di un collega. La vita si complica e le relazioni con gli altri appaiono più difficili da coltivare. Mancati incontri per i single. Oggi potreste avere un'occasione che aspettate da tempo per parlare con qualcuno che vi sta particolarmente a cuore. Siate decisi e mostratevi convinti di ciò che affermate. Non comprate cose superflue che poi andrebbero sprecate, meglio essere parsimoniosi e non sperperare denaro che potrebbe servirvi in seguito. Evita le decisioni importanti. Svogliatezza e pigrizia. Penserai al passato o a un amore di vecchia data. Se vi sentite in difficoltà non ostinatevi a insistere ma provate a chiedere il consiglio giusto a chi ha i capelli bianchi. Del resto ci sono situazioni in cui meno solo si è e meglio è. Le paure che attraversano il vostro animo dovranno essere rimosse, con un pizzico di coraggio ed iniziativa riuscirete a prendere le redini di alcune situazioni che potrebbero volgere decisamente a vostro favore. Cercate di piacere a voi stessi prima che agli altri. Poca sicurezza oggi in voi, dovreste cercare di convincervi che avete tutte le facoltà per riuscire in quello che avete intrapreso. È solo una questione di volontà. Le delusioni in amore si superano contando sul conforto degli amici fidati e sinceri, confrontatevi con questi e vi tornerne utili e scoprirete mondi nuovi che vi aiuteranno ad affrontare i prossimi problemi. Discussioni in famiglia e tra parenti per questioni di soldi. Oggi potreste avere la netta sensazione che dovrete farcela con le vostre uniche forze. Tra le vostre amicizie c'è chi sta criticando alcune vostre scelte soprattutto in campo sentimentale. Cercate di far valere le vostre ragioni e se le critiche continuano non esitate a prendere un po' di distanza con chi ve le porta in modo ingiustificato. In amore, invece, sarete al top del fascino e della capacità di seduzione, nessuna preda potrà sfuggirvi. Periodo eccellente in amore. Non preoccupatevi di quanto possa essere incisiva una vostra decisione sul lavoro o sulla vita di qualcun altro. Incoraggiate uno dei vostri amici ad impegnarsi di più nello studio o nel lavoro, perché è proprio quello che si aspettano da voi in questa giornata. Quadro planetario discreto che il Sole nel vostro segno in questa giornata di settembre, conferma. Anche Urano è benefico e vi rende lucidi da un lato e più spiritosi e socievoli dall'altro. Venere positiva amplifica il vostro fascino dandovi uno smalto particolare, un carisma cui è difficile resistere. Solo la Luna vi rema invece contro, informando che il settore denaro è un po' in crisi. Attenzione a non fare manovre azzardate in questo periodo. Mercurio, vostro nome tutelare, è invece in bella posizione dal segno della Bilancia e invita all'attività fisica, specie mettendo in moto gli arti inferiori. Il momento richiede anche un recupero delle energie mentali attraverso sonni riposanti e prolungati. Le troppe cose da fare potrebbero creare momenti di agitazione profonda, così venerdì e sabato sono due giornate in cui ci sarà tanto da dire, tanto da fare. I Vergini di solito seguono uno schema mentale ben preciso, soprattutto quando devono portare avanti un progetto, insomma non amano fare le cose a caso. Avete tutte le carte giuste per prendervi quello che volete, che alla fine è soltanto un po' di tranquillità e serenità. La felicità arriverà di conseguenza,
perché ci saranno delle buone opzioni da valutare. Lasciate stare tutto quello che non è esattamente nel vostro circolo per il momento, perché non sareste in grado di gestirlo. Diverso sarebbe il discorso per quel che riguarda il lavoro. Mercurio spendaccione in seconda casa all'uscita dall'azienda si dà allo shopping, confortato da Giove che dal segno opposto vi fa segnali rassicuranti, tranquilli, il gruzzoletto tiene e i mercati azionari con voi sembrano oltremodo clementi. Ma qualcosa che non gira c'è, soprattutto a livello dell'apparato digerente, stomaco e pancia capricciosi per effetto della luna ventosa alta nel cielo in quadratura, parlando inghiottite aria. Ecco perché vi sentite gonfi come palloncini. Amore ed Eros. Giornata sniff, famiglia, partner, relazioni interpersonali in genere. Sarebbe bello credere che il vero problema sia la mancanza di autostima, ma oggi non è così, tutt'altro, in barba alla modestia tipica del segno vi valutate parecchio, sottovalutando gli altri che ritorcono con freddezza e dispettucci. Cari Vergine, buone nuove sul fronte dell'amore, prevista molta più passione del solito. Per quanto riguarda il lavoro, bisognerà recuperare dal punto di vista del denaro, meglio gestire bene tutte le spese. Oculatezza. Oggi hai tutte le possibilità di incontrare qualcuno che condivide i tuoi stessi ideali, ma è molto pratico e concreto. Potrebbe essere la miscela perfetta che hai a lungo immaginato. Potreste trovare questa persona anche ad un corso di meditazione. Venere in questa giornata è in ottimo aspetto, è la vostra alleata nel dipingere di tonalità romantiche la vostra vita di coppia. Se siete freschi di una nuova storia e se nascete in settembre, il pianeta può contribuire a intenerire ancor di più il vostro cuore. Fortune inaspettate nelle conquiste dei cuori solitari. Lavoro e denaro. Venerdì faticoso ma ben remunerato, sul lavoro siete ambiziosi e anche piuttosto perfezionisti, non concedendo a voi stessi nemmeno il beneficio di un piccolo sgarro. Produzione tempestiva e perfetta, dunque, fortunatamente con il giusto riconoscimento e una remunerazione adeguata, sentitevi mosche bianche. Interlocutore ambiguo di cui diffidare, se vi crede Cappuccetto Rosso, ha sbagliato indirizzo. Per tutti coloro che lavorano in proprio le stelle non si presentano del tutto positive. In questo periodo potrebbero, infatti, presentarsi improvvisi ostacoli che ritarderanno la realizzazione dei vostri progetti. Mercurio, astro del business, è in ottima posizione dalla bilancia e vi favorisce in generale a maggior ragione se svolgete un lavoro di comunicazione o nel commercio. Se siete liberi professionisti vedrete aumentare considerevolmente i vostri affari. Benessere. Insolitamente golosi, come di regola non è nella natura del vostro segno, ma oggi con un cielo tutto scombussolato cambiano anche le vostre abitudini e le reazioni agli stimoli ambientali. Risultato, mangiate come alligatori ma ci impiegate 3 giorni a digerire, questo sì che significa avere gli occhi più grandi della pancia. Le stelle vi regalano fantasia rendendovi più originali e creativi del solito. Fate frutto di questa opportunità. Non dovete spendere tutte le vostre energie positive nel lavoro e negli impegni. Per lei, sogni veritieri, abbiate il coraggio di esaminarli a fondo, trattarli come baggianate sarebbe pura codardia. Per lui, stato infiammatorio fastidioso ma istantaneo, nemmeno il tempo di dire ai e contattare il medico ed è già passato. Colore delle emozioni, carminio. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 6. Finanze, 10. Benessere, 6. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.